Termini sociali, la manifestazione ideata dal binario 95, come intende rispondere alle esigenze sociali della città e di quali competenze c'è bisogno per realizzare gli obiettivi? Beh, allora, Termini Sociali quest'anno è giunta la quarta edizione, è un impegno che Binario 95 si è preso ormai appunto da 4 anni, questo è il quarto anno, per portare l'attenzione della città, del sociale che opera per il sociale di Roma su tematiche che spesso diciamo che affrontiamo un po' di corsa, perché gli operatori dei servizi, noi ci occupiamo di persone senza dimora, in particolare marginalità estrema, persone senza casa, e gli operatori coinvolti nei servizi spesso hanno sempre troppo da fare. Noi abbiamo sempre troppo da fare, siamo costantemente impegnati nel quotidiano, nell'andare incontro alle problematiche, ai bisogni delle persone, e difficilmente troviamo il tempo di fermarci. Se non lo troviamo noi, ovviamente non lo trova neanche la città. E allora ci siamo dati questo appuntamento ogni anno per la giornata mondiale della lotta alla povertà. Abbiamo detto fermiamoci tutti insieme e riflettiamo sui termini sociali. Questo è il nostro modo di dare un contributo e di portare l'attenzione di tutti su quelli che sono davvero i termini del sociale, che oggi noi crediamo siano proprio al centro dello sviluppo. Non solo a favore delle persone bisognose che noi aiutiamo, ma proprio a favore di una città migliore, a favore di noi stessi, a favore di un tessuto cittadino, di una crescita umana di ognuno di noi, che deve porre al centro l'altro e la persona bisognosa, per poi migliorare proprio, diciamo, quella che è lo sviluppo della nostra città e delle nostre vite. Dicevi Alessandro che la manifestazione appunto ritorna in occasione della giornata mondiale della lotta alla povertà che sarà celebrata il prossimo 14 novembre. Ecco, ma quando noi diciamo poveri, a chi pensiamo? Voi vi occupate delle marginalità estreme, ma quanti tipi di poveri, vivono in questo momento nella nostra città? Beh, allora, intanto la povertà in genere, come abbiamo visto anche dagli ultimi dati Istat, ci dicono che la povertà sta aumentando, le famiglie povere in Italia sono aumentate negli ultimi anni, e noi lo vediamo anche in particolare a Roma, a seguito anche degli eventi pandemici, che la povertà cambia. Noi ci siamo ritrovati, poi è anche interessante andare a analizzare i numeri, magari vi dirò qualche numero che noi abbiamo Certo. poi presentato anche a Termini Sociali, che sono secondo me la base anche della conoscenza per poter progettare servizi migliori. In Italia l'Istat stima che ci siano 50.000 persone senza dimora. L'ultima indagine ufficiale fatta con il Ministero del Lavoro e la FIOPST nel 2014, oggi no, a Roma ne venivano contati circa 7.700, ecco, nell'ultimo aggiornamento. In realtà noi abbiamo visto che grazie anche a un sistema di connessione che abbiamo realizzato assieme alla pubblica amministrazione, devo dire nelle ultime 3 giunte, quindi indipendentemente dal colore politico, abbiamo veramente dal basso cercato di stimolare la conoscenza del fenomeno, e abbiamo realizzato in collaborazione con l'amministrazione una piattaforma che sostanzialmente mette in connessione tutti i servizi che si occupano di persone emarginate, quindi persone senza dimora o persone migranti, peraltro facendo una cosa importantissima, unendo i due circuiti che oggi vengono considerati settoriali, no? Cioè c'è il circuito dei migranti e poi c'è il circuito delle persone senza dimora. Il circuito dei migranti, peraltro, che sappiamo fa riferimento al sistema del Ministero dell'Interno, dell'ex SPRAR, oggi poi SIPROIMI, oggi SAI, quindi Sistema di Accoglienza e Inclusione, quindi per le persone richiedenti asilo, rifugiate comunemente dette, in realtà in protezione internazionale. Ebbene, questi due sistemi in realtà noi abbiamo visto che si compenetrano molto tra di loro. E vi dicevo, l'Istat stimava 7.700 persone a Roma. Ecco, io vi dico, noi negli ultimi anni, ecco, con questa analisi che abbiamo presentato e che per la prima volta viene resa pubblica anche online, la trovate, poi trovate il link su binario95.it, negli ultimi anni c'è una media di 20.000 persone senza dimora che si sono rivolte alla sala operativa sociale di Roma Capitale.
Voglio chiarire questo numero perché è importante. La sala operativa sociale è un po' il centro di, diciamo, il Dipartimento Politiche Sociali, è il centro istituzionale di coordinamento della povertà estrema di Roma. Ok? Spesso si pensa che anche noi, noi siamo una cooperativa sociale, però associazioni di volontariato, Caritas, Sant'Egidio e tutti gli altri siano o Binario 95 siano gli unici detentori dell'assistenza ai poveri. Non è vero. Noi crediamo fermamente che l'istituzione debba essere posta al centro della definizione di strategie e di politiche per il sostegno alle persone più disagiate e per il soddisfacimento dei loro diritti. E poi il terzo settore, quindi anche le associazioni di volontariato, debbano, diciamo, integrarsi in un sistema organizzato e ordinato che possa favorire la presa in carico delle persone. Questo ve lo dico perché poi se andiamo a vedere i servizi, e questo vi dicevo la centralità dell'istituzione, anche moltissimi servizi di volontariato, direi l'80%, sono finanziati dalla pubblica amministrazione. Le mense della nostra città sono per lo più finanziate dalla pubblica amministrazione. Anche i posti letto sono finanziati per lo più. Noi parliamo di sempre pochi posti, però poi se volete vi do anche il numero di quanti sono oggi i posti di accoglienza rispetto alle persone. Ebbene, l'80% di quei posti sono finanziati dall'istituzione. Questo vuol dire che è l'istituzione che deve farsi carico prioritariamente, e ce lo dice anche la nostra Costituzione, l'articolo 3 in particolare, di far sì che ogni persona possa avere un luogo dove stare, una casa, possa avere degli strumenti per potersi, diciamo, realizzare in qualche modo. Ebbene, vi dicevo 20.000 persone di media, ecco qui ho proprio i dati davanti a me, nel mio schermo qui accanto, e come abbiamo fatto vedere, per esempio, abbiamo visto che le persone, mentre ecco, nel 2000, le persone diverse che si sono rivolte tra il 2019 e il 2020, comunque, nonostante la pandemia, sono state intorno alle 20-21 mila persone. Tra le persone senza dimora del circuito persone senza dimora e il circuito migranti. E anche la cosa interessante, per esempio, se andiamo a vedere le accoglienze erogate, quindi queste sono le persone che hanno chiesto aiuto, le accoglienze erogate, quindi i posti di accoglienza notturni, i letti dove persone hanno dormito, chiaramente vediamo che tra il 2019 e il 2020 c'è una diminuzione di quasi il 50% delle persone. Perché? Questo ce lo fa capire ovviamente l'evento pandemico, no? Di 3.000 persone che nel 2019 hanno ricevuto accoglienza nel servizio istituzionale di Roma Capitale, nel 2020 sono state 1.800. Quasi 1.900. Questo però è interessante vedere che le notti di accoglienza non sono variate. Quindi dice scoperta l'acqua calda, è vero, però i numeri ce lo fanno capire. Ossia, che cosa è stato dato durante la pandemia alle persone più emarginate e povere? Sono sempre le persone che hanno richiesto aiuto sono le stesse. Quelle che hanno ricevuto accoglienza sono di meno. Perché? Perché i servizi non hanno potuto favorire il turnover. Noi durante la pandemia abbiamo avuto un blocco delle accoglienze per ovvi motivi che tutti conosciamo, no? Quindi le persone che erano dentro dove potevano rimanere dentro, chi era fuori doveva rimanere fuori. Quindi alla fine le notti di accoglienza in quei pochi, ripeto, sempre pochi posti, nonostante lo sforzo che sono stati erogati, le notti di accoglienza sono state le stesse, ma le persone anche sono state le stesse. Non c'è stato il ricambio. Eppure noi sappiamo che quelli che noi chiamiamo i nuovi utenti, cioè le nuove persone che si rivolgono ai servizi, in tutte le nostre analisi, sia locali su Roma, sia nazionale, anche con l'Osservatorio Nazionale delle Ferrovie, sono circa il 50%. Cioè noi nelle nostre città abbiamo un turnover di poveri del 50% che sono ovviamente persone migranti. Durante la pandemia questo non è avvenuto, c'è stato un blocco. Abbiamo continuato a dare servizi a quelle persone e però c'era gente che richiedeva. Dov'è che richiedeva aiuto? Dove era quella gente? E poi l'abbiamo vista per strada. Per strada, Certo. dove veniva multata perché non aveva una casa e dove doveva restare. Ecco, scusa No, per l'escursus. beh, hai anticipato una serie di, diciamo, di riflessioni e di domande che ti avrei fatto, poi insomma magari sviluppiamo ulteriormente. Ecco, parlando appunto della giornata mondiale dei poveri, cito il messaggio di Papa Francesco e che prende avvio dalle parole di Gesù riportate dal Vangelo di Marco. I poveri li avete sempre con voi, insomma voi del binario 95, questo lo sperimentate tutti i giorni.
Sì, i poveri, diciamo, è come quando si dice che il fenomeno migratorio, le migrazioni sono un problema. No, le migrazioni intanto per me sono una grande opportunità per il nostro paese di crescere, e di supplire a una mancanza di nascite che noi non abbiamo. Ma il fenomeno migratorio è un fenomeno che va gestito. Così la povertà. Tutti vorremmo sconfiggerla, no? Sconfiggere la povertà. Però è vero, io lo credo che l'avremo sempre tra noi, avremo sempre le persone che hanno più difficoltà a raggiungere quell'equilibrio di vita che altri non hanno. C'è una vignetta, ora non mi ricordo di cosa, dove fa vedere che c'è uno steccato, no? E ci sono, forse la conoscerai, ci sono due persone che guardano oltre lo steccato. Allora c'è una che è alta come me, che è alta 1,90 m, si alza in piedi e guarda dall'altra parte. C'è un altro che è un po' più basso, è 1,50 m, per guardare dall'altra parte dello steccato ha bisogno di uno sgabello. Ecco, noi che cosa dobbiamo fare? Quindi le persone più alte o più basse, al di là di quello che c'è dall'altra parte dello steccato, noi dovremmo sempre fare in modo che ci siano questi sgabelli che permettano alle persone, questo vale in genere per tutte le persone con diciamo, problemi diversi, che possano guardare dall'altra parte. E noi i poveri li avremo e probabilmente poi bisogna capire qual è la povertà di cui parliamo? Perché io ho trovato molta più ricchezza tra le persone che vengono a Binario 95 che in altri ambiti. Cioè, per me è un onore poter stare con persone che hanno sofferto e che vengono a riporre la loro vita nelle nostre mani e si fidano e ci donano delle sensazioni, delle perle di saggezza e anche di esperienza che ci permettono di entrare davvero in noi stessi e capire cosa sono le importanti, quali sono le cose importanti nella vita. I poveri li avremo tra noi, ma noi dobbiamo trovare il modo, ecco, di anche per noi stessi, di capire come permettere a questi poveri di vivere una vita dignitosa. Quindi questo sicuramente è vero. Termini sociali, ritornando un po' a quello che tu mi dicevi prima, è un po' lo scopo dei termini sociali è un po' questo, cioè mettere insieme le persone. Il modo per combattere la povertà è dialogare. È dialogare. Io anche durante la campagna elettorale, che sappiamo è stata molto accesa, devo dire che da tutti gli schieramenti, ora al di là del sindaco eletto, però tutti gli schieramenti ci hanno contattato e ci hanno chiesto, no? Come se ci fosse la formula, qual è la soluzione per combattere la povertà, no? Combattere la povertà estrema a Roma, persone senza dimora. Che cosa pensa Binario 95? Beh, chiaramente se avessimo la formula la daremmo, no? E a termini sociali qualche termine sociale lo abbiamo dato. Però la cosa principale è mettersi a un tavolo, dedicarsi del tempo e insieme andare avanti e definire una strategia, cosa che, ripeto, anche con tanta buona volontà, nelle amministrazioni a volte è un elemento che fa fatica a essere. Ecco, a questo proposito, Alessandro, ecco, quattro panel, oltre 40 relatori, un evento finale, insomma, questo è un po', lo schema che segue Termini Sociali. Ecco, ma facendo rete, insomma, c'è un suggerimento, un nuovo modo per rispondere anche ai nuovi bisogni? Avete qualche formula, voi Allora, che lavorate sul campo? diciamo che, come tu hai detto, i nuovi bisogni. Quando un bisogno è nuovo, bisogna avere strumenti nuovi e bisogna essere pronti a mettere in discussione i vecchi strumenti. Questo, secondo me, è una cosa che noi dovremmo stamparci nella mente. Io dico, per esempio, anche ecco, la nuova giunta appena insediata, che si insedierà insomma in questi giorni, guardiamo che cosa abbiamo fatto. Partiamo dal passato, partiamo dalle azioni, dagli interventi che sono stati fatti e utilizziamoli anche la conoscenza che è stata raccolta in questi anni. Noi sono 20 anni che lavoriamo in questo settore, ogni anno cerchiamo di produrre conoscenza anche che permetta ai decisori pubblici di prendere poi delle decisioni. Ecco, partiamo da quella conoscenza, mettiamoci attorno a un tavolo, utilizziamo gli strumenti come la coprogettazione, che è questa parola, no, che poi viene citata da tutti, ma poi nella pratica significa, faccio un esempio, la casa di accoglienza per donne fragili, vittime di violenza che abbiamo aperto
nel primo municipio, Casa Sabotino, una casa, un appartamento che era abbandonato di 300 metri quadri, abbiamo messo insieme il primo municipio, IKEA, delle fondazioni, i cittadini, Binario 95, l'abbiamo ristrutturata e oggi ci sono, oggi 12 donne fragili. Tra un mese che finiremo la ristrutturazione dell'altra parte ce ne saranno 20. È stato un percorso in cui ci siamo messi a un tavolo e insieme abbiamo detto: tu che cosa hai? Io che cosa ho? Il municipio aveva lo stabile. Noi avevamo la forza ovviamente degli operatori, degli psicologi, assistenti sociali che poi seguono le persone, ma poi abbiamo trovato anche altri fondi privati per poter partire. Ecco, questo è un modello secondo me che va replicato, un modello su cui noi dobbiamo credere. Per credere bisogna rinunciare a qualcosa. A volte bisogna rischiare un po'. Allora io dico anche alle amministrazioni che arrivano, all'amministrazione che arriva, bisogna a volte rischiare un po' per andare avanti, fare qualcosa, qualcuno direbbe qualcosa di sinistra, diciamo Nanni Moretti, no? Quindi diciamo qualcosa che davvero, no, ci dia quell'opportunità di cambiare. Non possiamo rimanere arroccati nei problemi, problemi, problemi. Binario 95 fa parte di tanti reti, ma di tante reti, però ha sempre mantenuto quella propositività che noi abbiamo, cioè noi vogliamo sempre costruire, non vogliamo mai distruggere. Quindi è vero, questo è stato fatto male, quello è andato male, quel governo è andato male, però costruiamo, partiamo da lì, perché non ci possiamo permettere di distruggere quando abbiamo intorno a noi persone già distrutte che ci chiedono di ricostruirgli la vita attorno. Non ce lo possiamo permettere, non abbiamo tempo. Ogni istante della nostra vita lo dobbiamo dedicare a cercare di dare quel pezzetto in più, ogni giorno in più, a quelle persone, coprendo i gap poi che ci sono inevitabilmente, più o meno, diciamo, con colpa o meno del sistema, che però cambia, come nella pandemia. Adesso, non so, se apriamo il tema Covid, no? Guardavo ora le statistiche, 6.000. Abbiamo fatto 6.000 tamponi a persone senza dimora da giugno del 2020 ad oggi, 1.000 vaccini. Anche lì come l'abbiamo fatto? Con l'aiuto delle persone che durante la pandemia ci hanno sostenuto, tantissimi finanziamenti di privati abbiamo avuto durante la pandemia, quando le istituzioni erano bloccate, erano impaurite, ancora non c'è stato, è stato un tir, l'istituzione è un tir, un camion pesantissimo che quando ha visto che il muro della pandemia che ha fatto ha frenato, perché no, non sapeva, per frenare e ripartire, sapete, vedete un tir quanto ci vuole, quanto ci mette, ci ha messo mesi per frenare, fermarsi, guardarsi intorno e dire dove sto, che succede, poi si sono ricordate le persone senza dimora, tanto che, Luce, tu lo sai bene, quando è uscita la campagna Io resto a casa, noi abbiamo lanciato il contro hashtag Vorrei restare a casa, perché si erano dimenticati di quelle persone. Ci siamo dovuti Perché? inventare col San Gallicano, il professor Morrone, che voi conoscete Infatti. bene, i vaccini e i tamponi. Però Guarda, proprio a questo proposito, appunto, ti volevo chiedere, ecco, in questa circostanza, con la vostra esperienza, quali tipi di servizi avete messo a disposizione, ecco, con quali collaborazioni? Il professor Morrone, che abbiamo intervistato peraltro una settimana fa, ci parlava di uno stretto rapporto tra il San Gallicano e il Binario 95, insomma, per tentare di Devo dire, beh, arginare la situazione, come vi siete mossi. Aldo Morrone ormai è una delle luci non solo della sanità per le persone marginate, ma anche proprio del senso della cura della persona che noi abbiamo. Ce ne sono ancora poche, io credo, in Italia che brillano. Lui è una di quelle, assieme ad altri, assieme Don Luigi Ciotti per altri versi, Don Giampiero Palmieri che abbiamo avuto anche al nostro convegno. Ecco, lui sulla parte della cura della persona ci ha insegnato tanto. Io mi ricordo una volta lui venne da me e mi disse che esisteva una classificazione della povertà nel codice delle malattie, negli indicatori delle malattie, si chiamava Z59.5, tanto che facemmo pure un sito una volta, che era la classificazione della malattia della povertà. Cioè lui diceva la povertà è una malattia che va curata, quindi non è solo uno stato. Ebbene, grazie a lui, grazie a una collaborazione avviata, un partenariato avviato con l'IFO San Gallicano, quando è scoppiata la pandemia, noi ci siamo resi conto che mancavano delle cose. Appunto, dicevo, innanzitutto fare i tamponi per le persone senza dimora, ma anche agli operatori dei servizi, perché
Perché poi è vero che è stato richiesto dalle istituzioni, tamponatevi ogni 15 giorni voi che avete centri di accoglienza, così come le RSA, no? Poi siamo stati, diciamo, parificati all'RSA, noi che abbiamo i centri di accoglienza per persone senza dimora migranti, però abbiamo avuto, non abbiamo avuto gli onori, abbiamo avuto solo gli oneri, non gli onori, no? Nel senso che dicevano vaccinatevi ogni 15 giorni, ma dove? Boh, tamponatevi ogni 15 giorni per andare al lavoro, ma i tamponi bisogna pagarli, no? Poi dopo vaccinatevi prima di tutti, ma non c'era una via preferenziale. Quindi abbiamo dovuto mettere le mascherine, ma non avevamo le mascherine. Allora ci siamo inventati a giugno scorso con Aldo. Abbiamo iniziato a fare questi test sierologici, prima proprio quando all'inizio facciamo i famosi pungidito, poi abbiamo fatto i prelievi e poi finché non siamo arrivati proprio a ottobre, quindi esattamente un anno fa, abbiamo iniziato anche a fare i tamponi a operatori e persone senza dimora. Quindi non solo le persone, ecco, se qui vi dico su 6.000 test che abbiamo fatto a 1.700 persone circa, di 140 enti di Roma e provincia, quindi praticamente tutta Roma è passata a fare i tamponi da noi, gratuiti all'Help Center di Roma Termini, vicino al binario 95. E una buona percentuale, il 28% sono operatori, il 50% erano, tra virgolette, beneficiari, quindi persone senza dimora, migranti, e poi c'era anche il volontario che veniva lì, dice, ma io voglio continuare a fare volontario, come faccio? Vieni a fare il tampone da noi. Abbiamo ripetuto questa cosa poi per i vaccini anche. Lì c'è stato anche una cosa particolare, perché poi le persone senza dimora si sono poi vaccinate, le ASL sono arrivate anche a predisporre dei meccanismi e delle strutture per vaccinare le persone senza dimora. Ci siamo però poi accorti che una fascia di popolazione, qui è interessante capire chi sono i poveri, mi domandavi tu, no? Allora, io ho, guardando l'analisi, insomma, delle persone che hanno fatto il vaccino, sono venute a farsi il vaccino da noi, all'IFO San Gallicano, con binario 95, perché l'abbiamo fatto in ambulatorio, 65% di persone senza documenti. Chi sono? Erano badanti, colf, ho una percentuale altissima di persone dal Sud America, no? Io vedo tutte queste persone transessuali, persone con identità di genere diversa, persone che venivano lì da noi e dicevano: ma io dove lo faccio il vaccino se non ho il documento? Ebbene, col San Gallicano gli abbiamo addirittura fatto l'STP, quindi una tessera provvisoria, tessera straniero sarebbe, la tessera provvisoria che gli ha permesso di farsi il vaccino. E quindi poi di ottenere questo famoso Green Pass. Quindi chi sono i poveri? In questo caso non erano quelli che stanno per strada, lo psichiatrico di cui noi abbiamo parlato a termini sociali, come affrontare quelli che non vogliono, tra virgolette, essere aiutati, quindi il malato psichiatrico che sta per strada, ma sono anche quello che fa il colf, il badante che lavora in una pizzeria e però magari, ecco, magari un lavoretto in nero, no? Che non ha il documento. Il 64% delle persone senza documenti sono venute a vaccinarsi. E oggi possono continuare a lavorare, magari c'erano il permesso di soggiorno, non c'erano la tessera sanitaria, questo voglio dire anche senza documento. Beh, questo diciamo è molto importante anche perché la salute dell'altro è anche la salute nostra, cioè non è che c'è una demarcazione tra chi sta bene e chi non sta bene. Abbiamo visto che la pandemia ha veramente unito tutti e creato superamenti di differenze, per cui abbiamo tutti interesse al fatto che l'altro stia bene, il prendersi cura. Anzi, ti cito lo slogan della Marcia della Pace a cui sono stata, I care, no? Mi prendo cura dell'altro. E credo che questa rete di solidarietà sia veramente la base per poter andare avanti e capire che poi alla fine l'altro sono anche io e siamo tutti uguali, Alessandro. È prendersi cura, è proprio la parola giusta. I care è proprio questo. Se noi ci prendessimo cura dell'altro come davvero fosse, cioè, io dico anche nel concetto di carità, no? Quando noi diciamo ah, il mio fratello, aiutiamo il prossimo, l'esercitare la carità, secondo me, significa davvero vedere nell'altro qualcuno a cui io. Con cui io devo entrare in empatia di similitudine e di amore, nel senso di prendermi cura del meglio che è per lui. Non dobbiamo mai scadere nel sto facendo un servizio, devo erogare un pacchetto, un bene. No, noi dobbiamo curarci dell'altro, sentirlo come se noi curassimo un nostro figlio, però con gli strumenti della professionalità che ci permettono di non essere schiacciati, no, noi stessi da quel coinvolgimento. Perché io dico a tutti, se
io vedo una persona per strada, lo chiamo fratello, ma mio fratello io me lo porterei a casa se fosse per strada e lui lo lascio lì. Ok? Lo lascio lì e io me ne torno a casa. Allora, è mio fratello, ma io devo costruire il modo perché, per cui quel fratello, che è una persona di cui io mi prendo cura, in realtà abbia il diritto di essere assistito perché a casa mia non ce lo porto. A meno che non sei un santo, fai la comunità, no, di accoglienza, però io lo lascio lì, no? Quindi gli fornisco degli strumenti. Ecco, prendersi cura vuol dire anche avere la professionalità di conoscere gli strumenti per aiutare meglio quella persona. Se quella persona non ha la residenza anagrafica, non gli posso fare il documento, non lo posso curare anche a livello sanitario, non può votare, non può decidere chi è quel sindaco che oggi governerà Roma. Ebbene, io devo permettere che quella persona possa arrivare a questo. Uno dei più grandi risultati, io ricordo, ora no, vi farei vedere una foto bellissima, che ho, ma non abbiamo tempo e modo, è una persona che peraltro era andata sulle cronache dei giornali, diciamo che io non apprezzo molto, Roma fa schifo, quelli che dicono che tutto è brutto, no? E addirittura li mettono in prima pagina una persona che evidentemente ha dei problemi e sta facendo i suoi bisogni in strada, perché a Roma non ci sono i bagni pubblici, questo vorrei ricordarlo, no? E quindi chi non ha una casa, chi non è in un centro di accoglienza, fa la pipì e la cacca in strada, ok? Poi arriva il giornalista, gli fa la foto e dice: ah, guardate, Felicetta fa la cacca in strada, e tutti: oddio, Felicetta fa la cacca in strada, ma nessuno va lì a curarsi di Felicetta. Ebbene, Felicetta, ho detto non a caso, noi da quella situazione l'abbiamo presa, l'abbiamo portata a binario, gli abbiamo fatto capire che lei valeva per se stessa, gli abbiamo fatto fare il documento. Ho una bellissima sua foto con la tessera elettorale e oggi Felicetta va a lezioni di nuoto, sta andando a nuoto in piscina, è in una struttura d'accoglienza. Non è più quella persona che era stata fotografata in quella situazione e di cui lei ha sofferto moltissimo. Allora noi dobbiamo un po' cambiare l'approccio, dobbiamo Senti, ecco, a costruire. proposito di approccio, ecco, passare dalla logica assistenzialistica ai diritti di cittadinanza, insomma, è includere gli esclusi e dargli una possibilità, una chance, insomma, è una sfida possibile. Assolutamente è fondamentale, diciamo, come dicevo prima, mettere al centro quello che è il diritto della persona, ossia noi dobbiamo sempre, ripeto, ricordarci che la carità e il diritto, la carità e il servizio camminano insieme, ok? Se noi non garantiamo il diritto alle persone, i diritti alle persone, non esercitiamo la vera carità, non esercitiamo il vero aiuto. Allora, questo dicevo, la necessità della professionalità. Quando si aiuta una persona povera, quando si aiuta una persona che ha problemi, noi ci possiamo mettere tanta buona volontà, ma se noi non sappiamo quali sono i passi per potergli far avere il reddito di cittadinanza, per potergli fare riprendere la pensione, per poter rendere esigibili quei diritti di cui lei proprio deve essere portatrice, diciamo, ha tutto il diritto di essere portatrice, che siano, ecco, noi rischiamo di sbagliare. Va benissimo aiutare, portare il panino, portare la coperta, ci mancherebbe, fa freddo, la gente sta in strada, portiamo almeno una coperta e un panino, però poi dobbiamo andare oltre. E questo l'istituzione, secondo me, ha il ruolo centrale. L'istituzione deve essere il direttore d'orchestra che poi mette insieme i vari pezzi, che mette insieme l'unità mobile finanziata con soldi pubblici e l'organizzazione di volontariato che porta il panino. Magari quella lo aggancia e l'unità mobile lo prende e dice: domani vieni con me in municipio e facciamo la carta d'identità. Ma il discorso della casa, tu facevi cenno prima al fatto che le persone durante il Covid dovevano stare a casa, ma una casa non l'avevano e quindi alla fine, cioè, vorrei stare a casa, un po' lo slogan che tu hai coniato, ecco, ma visto che si inizia un'altra stagione, diciamo, della giunta romana, ecco, con le elezioni. Questa casa sarà possibile darla al maggior numero possibile di persone? Insomma, come sarebbe bello smontare il binario 95, nel senso che non ci fosse più bisogno di ospitare Magari, persone perché una casa certo. ce l'ha. Magari finché, diciamo, ci sarà un binario, una necessità di una Caritas, di un binario 95, di un Sant'Egidio, e come dicevi tu all'inizio, i poveri li avremo sempre tra noi, magari non ci fosse bisogno. Allora, lo dicevo anche a un candidato sindaco,
che appunto mi chiedeva che cosa dobbiamo fare, quanti posti, quante case. Allora, sicuramente a Roma noi oggi abbiamo, su appunto vi parlavo, quelle 20.000 persone, considerate che abbiamo nel circuito per migranti circa 1.200 posti, no? E a cui si aggiungono 800 posti base per le persone senza dimora. Quindi su 20.000 abbiamo 2.000 posti notturni. Quindi già questo è un dato, no? Quindi 1, 20, 2 a 20 vuol dire che ogni 10 persone che chiedono un posto d'accoglienza, una lo trova e 9 stanno in strada. Ok? Noi peraltro abbiamo presentato a Termini Sociali questo conteggio che abbiamo fatto nelle principali stazioni di Roma, dove abbiamo contato circa 300 persone, Roma Termini, Tuscolana, Tiburtina, Ostiense, Trastevere, che dormivano in stazione. Vorremmo, come abbiamo detto, estendere questo conteggio a tutta Roma, rifarlo, è stato già fatto una volta e contava circa 2.000 persone, secondo noi sono molte di più, e andare a vedere che le persone che dormono in strada a Roma oggi, secondo noi, saranno almeno che proprio dormono in strada, almeno tra le 4 e le 5.000 persone. Poi ci sono quelle che stanno nei centri di accoglienza e poi ci sono quelle che stanno negli stabili occupati, quelli che stanno nei campi Rom, no? Voglio dire, un esercito, se vogliamo. E allora, quale casa noi dobbiamo dare? Sicuramente c'è un tema di quantità, però la quantità deve essere sempre dignitosa, quindi dobbiamo creare delle strutture a bassa soglia che possano recepire questa necessità di luoghi dove non far dormire Hamid a Via Marsala per terra. 50 ne abbiamo contati a Via Marsala l'altra sera, 50 a Via Giolitti, 60 a Piazza dei 500. Allora, quelle persone devono avere l'opportunità di avere un luogo. Poi possono scegliere non andarci, però devono poterla avere. E poi però dobbiamo ragionare sulle case. Allora, proprio ieri, l'altro giorno, mi è arrivato un messaggio della coordinatrice di un nostro progetto di housing, che abbiamo aperto una casa, un appartamento dove oggi ci sono 3 persone. Di questi un ragazzo straniero, che è arrivato, non aveva neanche la terza media, non aveva il permesso di soggiorno. E era totalmente perso. Quando noi gli abbiamo dato una casa, chiamiamolo anche lui Samir, assieme al suo amico Giovanni, che invece è un italiano che è andato lì, ragazzi tra i 20 e i 25 anni, e quando hanno visto questo appartamento di, saranno stati 25-30 metri quadri, quindi 2 stanze e una cucina praticamente, che a loro sembrava una reggia. Ebbene, lì si sono riattivate tutta una serie di cose. L'altro giorno mi scrivono e mi dicono: guarda, Samir, dopo aver preso la terza media, dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno, sta facendo un tirocinio, peraltro in un'azienda costruttrice, che è quella che ci sta ristrutturando la casa per donne. Quindi tu pensa che come si chiude il cerchio? C'è una persona accolta in una Certo. struttura di Housing First che lavora per costruire un'altra struttura per accogliere donne fragili. Allora, ecco, questa è una casa. La casa è dare l'opportunità la sera di farsi una doccia, di mettersi a letto, di avere un po' di intimità. Quindi dobbiamo puntare sicuramente a un tema di quantità, ma a un tema di qualità. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nelle linee guida di qualche anno fa, che ha emanato, anche quello in vari 2015-2016, ha parlato di lavoriamo sull'housing first, quindi diamo prima di tutto la casa, ed è una delle linee su cui anche la FIOPS, la Federazione Italiana senza persone senza dimora, punta. Allora, Da cui, certo. Sì, se noi riusciamo se a noi dare una riusciamo fino casa, io inizierei dai bagni, no? Lo diceva pure Monsignor Conrad, no? L'elemosina del Papa. Una volta stavamo in un incontro e uno gli disse: ma che cosa c'è da fare? Qual è la priorità di Roma per le persone senza dimora? Lui disse: i bagni. E tutti: come i bagni? I bagni. E disse: lei provi a stare 3 giorni senza bagno a casa e poi torni da me e mi dica qual è la sua priorità. No? Allora, per dire, no? Anche questo, chiaramente c'è anche altro. Però partire da queste cose per mettere la dignità alle persone, chiaramente attorno al bagno noi ci vorremmo una camera da letto e una cucina. Quindi come fare Certo. questo? Costruire dei percorsi di coprogettazione con il territorio, con le istituzioni, che portino a un'analisi reale dei bisogni e a delle prospettive di sviluppo. Certo, io sono assolutamente d'accordo perché dalla casa parte tutto, parte anche il pensiero, la progettazione della giornata, cioè
il rispetto che uno porta a se stesso e poi dopo restituisce all'altro. E molto spesso, questo diceva anche il professor Morrone, chi ha vissuto delle fragilità o dei momenti difficili poi è più pronto anche ad aiutare l'altro, perché è capace di interpretarne le esigenze. Quindi credo che la rete si possa, della solidarietà, potenziare in questo modo. Insomma, aiutando i più fragili ci saranno più persone che aiuteranno chi ha bisogno. Per concludere, Alessandro, tornando a Termini Sociali, ecco il titolo della vostra manifestazione, leggo alcune delle parole che avete riunito dentro ad un grande cuore: cultura, persone, condividere, trasformare, accogliere, curare, sostenere, raccontare. Ecco, allora mi fermerei su quest'ultima parola. Quanto è importante raccontare, che è un po' quello che stiamo facendo in questo momento io e te assieme attraverso Radio Amnil. Allora, guarda, una volta ho vissuto una storia raccontata che veramente penso possa essere d'esempio. Noi abbiamo uno dei nostri centri della rete dell'Osservatorio Nazionale della Povertà delle Ferrovie, di uno degli help center, che è quello di Reggio Calabria, che ovviamente Reggio Calabria migranti, no? Quando noi parliamo di loro vanno proprio al porto ad accogliere e raccogliere, lo dico proprio con dolore, le persone. Ebbene, noi quando vediamo gli sbarchi, i migranti, abbiamo queste foto, parliamo persone che arrivano, no? Poi uno diventa quasi una cosa di cui si fa l'abitudine. Ebbene, una volta, quando io sono andato lì, qualche tempo fa, un annetto fa circa, 2 anni fa, e loro mi portarono prima al porto, disse: qui dove andiamo noi ad accogliere le persone, no? Mi fecero vedere il tendone, che cosa davano, eccetera, eccetera. Poi disse: adesso ti portiamo in un posto. Mi portarono ad Arno, che è un cimitero che sta sopra Reggio Calabria, dove in questo cimitero hanno fatto una sezione dove ci sono tutte tombe per terra, croci di persone senza nome, che hanno preso dall'acqua e hanno seppellito lì. Dice: questo è il cimitero delle persone migranti che noi non siamo riusciti a salvare. È stata una cosa terribile, perché tu vedi questi mucchi di terra dove c'è un codice, nave 45, c'erano i nomi delle navi che arrivavano, che veramente sono andato via da lì e ero veramente sconvolto. Poi mi hanno detto: adesso ti portiamo e ti raccontiamo la fine invece della storia. Mi portano in una casa d'accoglienza, proprio vicino all'Help Center, dove c'erano 4 ragazzi che erano accolti in questa casa, giovani, avranno avuto neanche 18 anni. E stiamo lì, mangiamo con loro e quindi non mi dicono nulla. Mi metto a chiacchierare uno di loro, lui mi dice: ah, ma come va, ti piace a te musica, Michael Jackson? Ah, facciamo, giochiamo, scherziamo, ridiamo. Poi devo dire: ah, grazie, mi avete portato qui, chi sono loro? Ebbene, mi disse: hai visto Thomas, quel ragazzo con cui tu parlavi? Ho detto sì. Ebbene, lui per 2 minuti più tardi e l'avresti trovato in quel cimitero dove ti abbiamo portato stamattina, perché quando l'abbiamo tirato su dall'acqua, dal mare, aveva i polmoni pieni d'acqua e stava morendo, e ormai l'avevano dato per spacciato. L'abbiamo salvato, l'abbiamo rimesso in sesto, adesso vive qui e gioca a calcio. Ecco, nel momento in cui noi riusciamo a raccontare le storie delle persone, quindi la storia di Thomas, che non era un cadavere che stava in mare, ma era un ragazzo, una persona che adesso ha una vita e che sorrideva. Io non potrò mai dimenticare il suo sorriso mentre imitava Michael Jackson. Ecco, io ho detto: tu pensa, se loro non l'avessero preso, lui non avrebbe potuto ballare. Ecco, queste storie ci aiutano a vivere e a noi danno la forza di andare avanti. E questa è anche la forza del racconto, che noi dobbiamo sostenere, animare, riempire, grazie anche appunto alle esperienze che facciamo tutti i giorni e che in particolare, insomma, voi del binario 95 approfondite con la vostra vita, insomma, che per quello che conosco e da tanti anni, insomma, che vi frequento, è una vita che poi si interseca e diventa praticamente quasi la stessa, insomma, delle persone che voi seguite con il vostro lavoro, insomma, quindi sono vite che non sono parallele, ma che si intersecano continuamente. E ci danno tanta ricchezza. Poi, se lo vedete sul sito, anzi, vi invito, fammi fare anche uno spot. Abbiamo aperto da poco il nostro shop.binario95.it, dove ci sono le borse
fatte dai sarti che lavorano a Binario 95 e che prendono i vestiti che, diciamo, a volte ci arrivano purtroppo vestiti stracciati, non utilizzabili, no? Allora loro che fanno? Li prendono, li tagliano, li cuciono e creano degli oggetti, quindi una borsa, un porta cellulare, un porta iPad, una cosa che poi vengono venduti e loro hanno non tanto il guadagno, perché il costo del lavoro di 3 giorni per realizzare una borsa che poi rivende a 30 euro non gli ripagherà mai il vero lavoro, no? Però che cosa guadagnano? La dignità di non essere persone senza dimora, ma sarti. Ecco, questo è quello che guadagnano di più. Chiaramente noi li paghiamo per le ore che lavorano, e quello è solo un rimborso che viene dato alla cooperativa per fare questo. Però è importante, perché quando tu porti la borsa del sarto del Binario 95, dove fuori c'hai la giacca magari del lavoratore, del benzinaio che non usava più, e dentro c'hai la camicia del manager che te l'ha data, che fa la fodera, ecco, diciamo che lì incominci a vivere la socialità e a vivere quell'investimento d'impatto, quindi l'impatto sociale vero che possiamo creare nelle cose che facciamo tutti i giorni. Grazie allora ad Alessandro Radicchi per il suo lavoro e anche per questa testimonianza che ci aiuta, insomma, a capire meglio quello che accade attorno a noi. Buon lavoro. Grazie a te Luce, che non smetti mai di pensarci e di fare cose belle per questo mondo. Grazie davvero.